Buonasera, buonasera a chi è qui seduto da un po', buonasera a chi sta entrando, buonasera a chi arriverà, benvenuti. Benvenuti alla 19ª edizione di Torino Spiritualità, il festival più antico di Torino, possiamo dirlo? E con il più luminoso futuro davanti. Confesso che abbiamo vissuto, in quest'ultimo anno abbiamo vissuto. Preparare questa edizione, come potete immaginare, è stata un'esperienza di vita intensa, dolorosa, bella, coraggiosa, rivelatrice. Ognuno di noi ha lavorato a questo festival con le proprie assenze, che sono, come dice il poeta, più acute presenze, dolenti come una pietra leggera. Con Armando abbiamo parlato, esorcizzato, riso, abbiamo riso tanto, non so se troppo, però tanto. Abbiamo guardato in faccia la morte, ma soprattutto la vita. Ci siamo affidati a vicenda, silenzi. E per non fare un gioco di parole scontato, ma lo faccio, so che questa edizione mi mancherà più di tante altre. E spero che sia così per tutti voi che siete qui oggi e che sarete con noi nei prossimi giorni. Armando, che dire? Adesso mi commuovo, però è stata una grande esperienza. Grazie, grazie. Grazie a tutto lo staff che ha lavorato per un'organizzazione, come potete immaginare, molto complessa. Non nomino nessuno perché sono stati tutte e tutti bravissimi. Permettetemi di dire un grazie particolare a Franca, che in un momento molto particolare, bellissimo, e che ha lavorato con la sua solita, col suo solito piglio e perfezione. Grazie. Adesso i ringraziamenti più istituzionali, però credetemi, sono tutti profondamente sentiti e commossi per quella che è stata un'esperienza davvero speciale. Torino Spiritualità è un progetto della nostra fondazione Circolo dei Lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e il contributo della Compagnia di San Paolo, di Fondazione CRT della Camera di Commercio di Torino, con il patrocinio della Città di Torino, dell'Università degli Studi di Torino e dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Main partner sono, ma lo ripeterai tu allora, però vale la pena ripeterlo, Socrem Torino, Lavazza Group, e come altri partner abbiamo quest'anno la Fondazione Faro, l'Unione Buddista Italiana, la Banca d'Alba, Yogi T, Media Partner e Rai Radio 3. Grazie ancora a tutti. Armando, buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Grazie Elena. Io in genere in questa fase sono sempre agitatissimo, quest'anno no, non so se sia perché ho già un piede nella quiete eterna dopo aver lavorato così per un anno sulla questione della morte. Credo in realtà che sia perché sono veramente molto molto contento e penso che la gioia si mangi l'angoscia che in genere nelle inaugurazioni mi viene. Sono molto contento perché è stato, Elena l'ha detto, è stata un'edizione molto particolare anche a livello organizzativo, ma per gli incontri belli fatti. Molti Elena li ha citati, io vorrei citare, alcuni li riciterò, ma il fatto che siamo qui a fare un Descafè tutti insieme lo dobbiamo a tante realtà che hanno accolto l'idea quando io l'ho proposta. E quindi appunto i main partner Socrem e Lavazza, che ringrazio moltissimo, e poi alcune realtà che proprio si sono date da fare per aiutarci a trovare i conduttori che avete ai tavoli, per realizzare insomma tutto l'organigramma che serviva per un'esperienza di questo tipo. E sono la Fondazione Faro, la Fondazione Fabretti, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, poi siccome io non voglio rischiare di dimenticarmi qualcuno,
me li guardo qui, e la scuola di capitale sociale che nella persona di Yolanda Romano ha coordinato l'evento. E poi ci sono il nostro Barney's Bar, perché vi offriremo anche dei biscotti, so che qualcuno è qua solo per i biscotti, ma vi offriremo gli OGT perché vi offriremo delle bevande, e la scuola immaginazione e lavoro, che vedrete i ragazzi che... camerieri che si muoveranno tra i tavoli con molta discrezione e vi serviranno, insomma, perché nel Death Café bisogna che ci sia convivialità, bisogna che ci sia familiarità. E ad aprire la nostra edizione di Torino Spiritualità c'è un grande esperto dei temi della morte. E l'introduzione ce la farà Guido Alberto Bormolini, che getterà dei semi che poi noi ai vari tavoli potremo riprendere per fare nostra la discussione. Guido Alberto è un monaco, tanatologo, accompagnatore spirituale di morenti, e soprattutto Guido Alberto adesso sta facendo questa cosa meravigliosa vicino a Prato in Toscana. Con la sua equipe ha ristrutturato un borgo abbandonato, e l'ha trasformato in un luogo di cura e di assistenza per chi non sta bene, è un luogo di meditazione, è un hospice dove le persone possono avere la certezza che non se ne andranno da sole. E quindi era la persona più indicata, Guido Alberto, per parlarci di un tema che lo appassiona e lo affascina. Credo che, ma neanche la morte penso sia così interessata a se stessa quanto Guido Alberto è interessato. E quindi lascio a lui la parola e vi ringrazio, e poi seguirà invece anche la parte pratica di discussione tra noi. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie Armando, grazie a tutti voi di tutto quello che avete organizzato, poi alla carissima amica Yolanda, e soprattutto del coraggio di affrontare un argomento di questo genere, perché non è così comune e mi piace vedere che siete tanti. Neruda diceva: la nascita non è mai sicura come la morte, e questa è la ragione per cui nascere non basta, è per rinascere che siamo nati. Quel famoso rinascere dall'alto che fece parte del dialogo anche tra Cristo e Nicodemo. Il contesto in cui ci muoviamo però è un contesto complesso. Generalmente lo si definisce il tabù della morte, no? Poi c'è questa intelligenza artificiale che ti permette di dialogare coi morti. Poi chi dice, come Luis Cordero, che la morte è un problema tecnico che avrà sicuramente una soluzione tecnica, e la stanno studiando. Si dice forse già il 2030 può essere l'anno della soluzione. A me sembra che tutto questo manifesti quello che io chiamo la sindrome di Samarcanda. Avete tutti presente la canzone di Samarcanda, in realtà si rifà un mito molto più antico, in cui uno durante una festa, i dettagli tante volte sfuggono ma sono quelli che cambiano la sostanza, no? Questo soldato durante la festa vede la morte, sente che lo guarda con malignità, scappa con il cavallo degno di re per andare a Samarcanda perché è lontanissima, e là incontra la nera signora stupita, e lui diceva: ma sono scappato perché ti ho visto che mi guardavi con malignità. Dico: no, ero stupita, mi domandavo cosa ci facevi ancora là. E qui è la sindrome dei nostri tempi. Come tutti i termini chiave hanno una doppia faccia, perché noi siamo persone libere, la libertà è ciò che determina l'essere umano, per cui la morte è ambivalente come tutto, anche l'amore talvolta è ambivalente, no? Per cui la morte può essere vita o può essere morte, dipende, sta a te. E infatti il soldato incontra la morte a una festa, scappa e diventa nera signora, e se l'abbracciava forse era porta di vita? E lì, in fin dei conti, anche gli antropologi ce lo dicono, Louis Vincent Thomas è uno dei padri degli studi sulla morte, no? Diceva che ci sono delle società che lasciano spazio all'idea della morte e sono civiltà umane. Altre sono necrofile, devastate da ossessioni patologiche, le nostre, in cui la cultura della morte è negata e sepolta così come si sotterrano cadaveri. Ma l'antropologia ci insegna, dice, che negare la morte genera morte, che è il racconto di Samarcanda. Consiglia Seneca,
agisci in modo che la morte ti colga sempre nel momento di maggior felicità. Sapete che c'è questa antica tradizione, un po' di tutti i popoli, che al momento della morte tu scegli se la morte è vita o no, così come è successo a Samarcanda. La Bhagavad Gita, il famoso testo indiano tanto amato da Gandhi, dice, Brahma, dice Arjuna, se tu pensi a me al momento del passaggio, io sarò ad aspettarti, su questo non c'è alcun dubbio. Anche i sufi dicono l'ultimo pensiero determina ciò che sarà quella porta. Perché fino all'ultimo respiro possiamo giocarcela questa. E ha ragione Seneca. Il problema è che se tu chiedi a uno studente che cos'è la felicità, il 70% degli studenti ti dà una risposta sconcertante, studenti universitari. Nonostante che Kahneman, premio Nobel per l'economia, scienziato cognitivo, dice felicità sono relazioni di cura d'amore. Ti rispondono è fare un sacco di soldi. Uno passa la vita a fare un sacco di soldi, no, a cercare, non ci riesce nemmeno, per accorgersi che la vita è fuggita. Allora, ci sono due motti antichi latini che sono molto interessanti, no? Memento mori e carpe diem. Noi li abbiamo spaccati in due, uno è diventato moralistico, l'altro consumistico. Se non li metti insieme, non vivi la vita anche dentro e oltre la morte. In fin dei conti, a rendere preziose le cose è la loro rarità, no? Se io dovessi girare tra tutti i banchetti mentre fate del caffè e vi porto una manciata di ghiaia e vi chiedo 20 euro a sassolino, io penso che nessuno me li dà. Se vi porto un altro sassolino e vi chiedo 2000 euro, me li date. Si chiama diamante, è un sasso, eh? Perché? Perché è raro. Ecco, allora, se noi mettiamo insieme tutto questo, carpe diem e memento mori, ogni istante diventa qualcosa di unico, più di un diamante. Cioè, questa giornata, in questo bellissimo contesto, l'incontro degli amici come Yolanda, come Armando, altri volti che ho incrociato, a fare qualcosa di nuovo, di creativo, di bello, di sfidare l'avventura della vita e della morte, è meraviglioso, è unico, è fantastico. Perché? Perché c'è la morte. Se fossimo eterni, tutto sarebbe noioso. Una bevanda inebriante, se l'allunghi, non sa più di nulla. La morte trasforma la vita in vita. Noi siamo degli esseri umani integrali e ce ne dimentichiamo, visto che è il tema del festival, no? E siamo corpo, psiche e spirito, ma l'invisibile sembra non esistere. Il piccolo principe piace a tutti, l'essenziale invisibile agli occhi. Poi chiedo, la sera, prima di dormire, domandati quanto essenziale c'è stato nella tua giornata. La realtà è una semplice illusione, dice Albert Einstein, sebbene molto persistente. Il problema è che noi viviamo di illusione. Anche Hoffman, grande scienziato cognitivo, che ha fatto questa ricerca importantissima, dice, guardate che quello che il cervello vi dice non è la realtà. Non c'ha quasi nulla a che fare, come dicono i mistici di tutti i popoli, ebrei, cristiani, musulmani, induisti, buddisti, c'è altro. Ora anche gli scienziati ce lo dicono. E poi siamo capaci di parlare della morte come cessazione? Anche Fagin, no? Ha fatto questa esperienza particolare, Federico, il grande scienziato, inventore del microchip, e questa esperienza contemplativa dice, io ho capito che l'amore è ciò che ha creato l'universo partendo da se stesso, il mondo è fatto di una sostanza che sa d'amore e io ne faccio parte. Allora capiamo Giovanni della Croce, alla sera di questa vita saremo interrogati sull'amore, però abbiamo bisogno di avere qualcosa di alto nella nostra vita, il trascendente. Certe volte mi sembra, siamo un po' come Nicodemo, io ho incontrato una marea di gente che privatamente mi dice, no, ma io credo che c'è qualcos'altro. E che perché non lo dici? Ma sai, non è che lo pensano tutti così. Ma non è che c'è qualcos'altro. Tu sei qualcos'altro. Tu sei spirito. L'invisibile è la nostra vita. È qualcosa di molto più decisivo di quanto pensiamo. Il problema è che se noi non abbiamo dei cieli, qualcosa a cui tendere, qualcosa di grande, la nostra vita si svuota. Goethe diceva, in questa incertezza della vita sospesa tra speranza e angoscia, al cuore bisognoso lasciate una stella polare a cui possa levare lo sguardo. Noi li stiamo togliendo le stelle polari ovunque,
I nostri giovani non hanno stelle polari, non hanno qualcosa da sognare che vada oltre questa vita. Gli abbiamo tolto i sogni, cioè la possibilità che sia reale qualcos'altro oltre a guerra, inquinamento, sfruttamento, oppressione, che se apriamo i giornali vediamo questo. Ci risponde Anna Frank, sapete cosa viveva? Vedo il mondo mutarsi lentamente in deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà anche noi. Ma quando guardo il cielo penso che tutto volgerà nuovamente al bene, anche questa spietata durezza. Noi non sappiamo nulla di nulla finché non lo viviamo. Manca l'esperienza, l'esperienza spirituale. Mi ricordo in India un vecchietto con due occhi dolcissimi fa: digli così ai tuoi giovani, digli, ma secondo te quando la cera è dentro l'alveare sa qualcosa del fuoco e della luce? Solo quando sarà candela lo saprà. E magari un giorno capiremo che quando credevamo di essere vivi eravamo morti e che quelli che credevamo essere morti sono più vivi di noi. Il poeta Gibran dice: per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte. Comunque c'è un gioco meraviglioso nel cosmo. Io certe volte veramente riesco ancora a stupirmi di qualsiasi cosa, perché chi, se davvero c'è un artista che ha fatto tutto, io ci credo, ma magari non tutti ci credono, dico comunque è geniale. Ma come ha fatto a inventarsi sta roba che il sole tramonta, quindi sta morendo, e quello è il momento più bello della giornata? O non siete incantati dai tramonti? No, perché certe volte dico, la gente è strana, perché riempite i centri commerciali, andare a comprare oggetti cinesi svuotando il portafoglio, il tramonto è gratis se non ci andate. E tutte le sere potreste rendervi conto che quello è il momento più bello della giornata. Non sapendo quando l'alba arriverà, diceva Dickinson, tengo aperta ogni porta, e noi non teniamo aperte quelle porte. E soprattutto non capiamo che l'essere umano, diceva Marcel Mauss, ma non solo i grandi antropologi, è umano quando è donatore, non quando è arraffatore. E cosa c'è di più che il dono finale che facciamo a tutti con la nostra morte? È il momento in cui noi diventiamo ciò che siamo chiamati a essere. Il poeta romantico de Musset diceva: Dio dorme, il mondo è il suo sogno. Noi siamo il suo sogno, ed è un sogno di dono. Perché nella storia dei popoli, ovunque, si parla di un creatore donatore. In tutte le civiltà, soprattutto legate all'agricoltura, il dio del grano, il dio del mais, si faceva mangiare. Noi non ci facciamo mangiare dalla vita, arraffiamo la vita e la vita diventa morte. È il paradosso, perché nello spirito è tutto paradossale, no? È donandoti vivi, arraffando muori. Amando vivi, non amando muori. Poeta Gibran: date ben poco quando date dei vostri beni e quando date voi stessi che date davvero. Per cui lasciarsi mangiare dalla vita, lasciarci curare dalla vita. Una cosa che mi ha sorpreso quando avevo imparato a fare meditazione, tra l'altro viveva a Torino, Veneto, ma viveva a Torino, chi mi ha insegnato, e gli ho detto, ero giovanissimo, adesso per imparare di più, immaginavo, chiuditi in una grotta, vai a far digiuno, vai in cima all'Himalaya, ero pronto, eh? Comunque, chiaramente nello spirito o si è spiazzati o non è spirito. È anche spiritoso talvolta, perché ti ritrovi in situazioni veramente incredibili. E lui mi dice, e io veramente ero pronto a tutto, parti per l'Himalaya, ci resti su, vai a trovare i malati terminali. Io sono rimasto scioccato, lì per lì ho detto, che c'entrano i malati terminali? Sono quelli che mi hanno insegnato la vita. Io penso di essere pronto a tradurre la famosa frase di San Bernardo, che per me è stata decisiva: troverai più cose nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti potrà dire. Io oggi potrei dire: troverai più cose nei letti dei malati morenti che nei libri. Sofferenti persone che hanno perso la via ti insegneranno cose che nessun maestro ti potrà dire. Dobbiamo fare un cambio di prospettiva radicale. È quello che è successo a un certo signor Nobel, non so se lo sapete, c'è stato un errore, è morto suo fratello, e è uscito il necrologio che era morto lui, è morto il venditore di morte. E i giornali sono andati tutti, il re della dinamite, il mercante di morte, il milionario di sangue, e invece era morto suo fratello, lui era vivo e ha visto i necrologi che avrebbero fatto di lui. Si è convertito. Ricordati che devi morire.
Fatelo, no? Dovete farlo intorno a questi tavolini. Perché così capite che ogni giorno va meditata la morte. La meditazione è pratica quotidiana di morte e resurrezione. Qualcuno dice, ma ci si può preparare a morire? Sì. Una volta c'erano le iniziazioni di morte e resurrezione, forti, grande impatto. Oggi c'è la meditazione, più delicata, ma di altrettanto impatto. Sapete che quasi il 40% degli studenti studia una cosa e poi ne farà un'altra. Per cui si prepara tanto per una cosa che non succede. Nessuno si prepara per qualcosa che sicuramente succede. È l'amore che ci permetterà di attraversare quella porta comunque come porta di vita. Lo dice la lettera di Giovanni, no? Sappiamo che siamo passati da morte a vita perché amiamo. Chi non ama rimane nella morte. Anche la Dickinson, no? Chi è amato non conosce morte perché l'amore è immortalità. È una sostanza divina. Una mia grande insegnante è una donna malata di SLA, ancora viva, forse per poco. Gli ho detto, cosa gli dico a loro? Perché forse vogliono saperlo da uno che... Io non ci sono sulla porta. Ha detto, è dura la malattia. La tua mente ti fa soltanto pensare, voglio cessare lì, me ne andrei in Svizzera. Però poi mi è venuto in mente un proverbio giapponese, è bruciato il tetto, vedo le stelle. E lì è stata la mia guerra. Ho perso tutto il mio futuro, ho perso tutto, mi sono dimenticato di Dio. Ho alzato anche il pugno e ho chiesto a chi ne sapeva di più. Mi ha detto, è nel silenzio, ripetendo un mantra, mostrami il tuo volto. Non ho avuto estasi e visioni, ma tanti piccoli raggi di sole, la mia malattia non mi spaventa più, l'anima è libera e leggera. Mostrami il tuo volto, so cosa vuol dire, voglio volare. La massima esperienza che l'essere umano può avere per superare la paura del nostro rapporto con le forze terribili della natura, la paura del grande incontro dopo la morte, è la soluzione mistica. Nella soluzione mistica l'iniziato sente di doversi perdere nell'assoluto, è la massima esperienza, è l'estasi. Ci perdiamo. Entriamo in questo vuoto che è quel vuoto della coppa, del vaso, della terra, che quando è solcata ci metti il seme e viene il grano, dell'eremita che si mette nella tomba grotta, che diventa utero e sorge a vita nuova. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, senza paura. Svuotarci per riempirci di assoluto, morire per vivere all'infinito. Mia nonna aveva molta paura di morire per quanto era cattolicissima, no? E sapete che prima di morire si vedono arrivare i propri morti, gli assenti. E avevo preparato mia mamma. E mia mamma l'ha sentita borbottare, fa, che cosa stai facendo? Parlo con papà e la mamma. Ma sono qui, sì. Ma che cosa ti dicono? Perché gli rispondevi? Le ho detto, tornate un'altra volta. Si può anche aver paura. Ma perché abbiamo presentato una morte come giudizio, inferno, terrore, non come fuoco d'amore infinito. Noi ci immergeremo in un amore infinito che avrà caratteristiche diverse in base a quelle che ognuno, in base alla vita di ognuno. E ognuno troverà ciò che ha sognato. Purtroppo saranno incubi per tanti. Iniziate subito. E vi saluto con un'immagine che mi sta tanto a cuore. Vedo che Eleonora è stata decisiva per capire cos'era la morte e cambiare lo sguardo. Questa donna fantastica mi sta insegnando tutto. Ho capito perché mi ha mandato dai malati terminali. Vi saluto con questa immagine. E una volta ho trovato, non mi lascio un raccontino, che dice che quando è morto Mosè è morto con le labbra, appoggiando le labbra sulle labbra di Dio, con le labbra appoggiate alle labbra divine. E mi ha fatto pensare, perché in effetti il cantico dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, sigillo sul braccio, perché è forte come la morte l'amore, tenace come il regno dei morti la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Cioè, amore e morte sono la stessa cosa. E il leopardi, fratelli a un tempo stesso, amore e morte ingenerò la sorte, cose quaggi si belle, altre il mondo non ha le stelle. Amore e morte. Sapete che sangue e respiro sono la vita, no? Se smette il cuore di battere, cessa il respiro, si è morti.
Infatti gli ebrei musulmani non mangiano la carne se il respiro è rimasto dentro, se il sangue è rimasto dentro, perché la vita è rimasta dentro. Per scambiarci amore ci scambiamo sangue e respiro. Nei patti d'amore, d'amicizia, no? Il mio sangue scorre nel tuo, siamo un sangue solo, un'anima sola, una vita sola. Ma l'altro grande patto d'amore è il bacio. Il bacio è un grande mistero, sempre legato al sacro. Noi profaniamo tanto le cose. Ma durante il bacio avviene una cosa meravigliosa. Il mio respiro e il tuo respiro della persona amata sono un respiro solo, sia una cosa sola. La morte diventa vita. Quando noi doneremo quel respiro, e il mio respiro si fonderà col respiro dell'amante infinito, dell'amico infinito, dell'amico divino, allora la morte non sarà altro che un bacio tra noi l'infinito, un bacio infinito.